Pubblicato da Square Enix e sviluppato da Avalanche Studio, torna al terzo titolo della serie Just Cause e sequel di Just Cause 2 del 2010. Rico torna a casa ed è pure incazzato perché la propria patria è stata sottomessa da un dittatore sanguinario. Per questo il sangue comincia a bollire e la rivoluzione per lui diventa una cosa doverosa. Come avete capito, il gioco è ambientato nell'arcipelago di Medici, terra nativa di Rico Rodriguez. Come prevedibile, il nemico principale è il generale di Ravello, un uomo le cui idee fanno ricordare i dittatori della nostra storia, tipo Mussolini e Stalin. Di Ravello, oltre a mettere alle strette la popolazione con azioni violentissime, ha anche un controllo meticoloso della propaganda. Ad aiutare Rico nel liberare Medici c'è il suo amico d'infanzia Mario Frigo e la pazza dottoressa Dima, che ci rifornirà di preziosi gadget. Certo, non mancherà il vecchio Tom Sheldon, manager di Rico più interessato ai soldi che ad aiutare Rico a liberare Medici. Goditi il comitato di benvenuto, allora. E non dimenticare la pistola. Passiamo al gameplay, un open world molto divertente e molto simile per certi aspetti a GTA. Il divertimento, come appena detto, è il poter esplorare liberamente la mappa o affrontare il nemico come più piace, visto i gadget e le armi a disposizione. Ad esempio, attaccare via terra con le nostre armi. Oppure, insieme al suo separabile Dampino, possiamo legare fra loro diversi oggetti, farli lottare grazie a un sistema di riavvolgimento remoto. Questa meccanica permette di mettere in atto azioni spettacolari, tipo far schiantare elicotteri legandoli sulla strada o abbattere statue. In alternativa possiamo attaccare soldati di Ravello e creare distruzione e morte a bordo di aerei, elicotteri corazzati o a bordo di carri armati. I velivoli inoltre sono uno dei metodi più veloci per muoversi nell'arcipelago, anche se da quest'anno le cose sono cambiate grazie all'arrivo della tuta alare, che con un po' di pratica risulterà molto utile e abbinata a Rampino si trasforma in una delle meccaniche più belle del gioco. C'è anche la presenza di innumerevoli veicoli, da motori da strada a carri armati, ma non mancano di certo barche e motoscafi. Per andare avanti nella trama, bisogna liberare le città assediate dai soldati del generale di Ravello. Dopo aver liberato 7-8 territori, vi accorgerete che il gioco è molto monotono, perché si ripete per ogni regione. Per non annoiare il giocatore, hanno inserito diverse sfide, dove potrai confrontarti nel record della sfida con altri giocatori, grazie ai server Square Enix sempre collegati. Le sfide sono tante, automobilistiche, aeronautiche e quelle tutelare, ma ci saranno anche gare di distruzione e di precisione con le armi. Alla fine della sfida, se l'avrete completata bene, riceverete degli ingranaggi, che grazie a quest'ultimi potete acquistare potenziamenti per tutti i veicoli e le armi di Rico. Il fatto tecnico non ci ha convinto per nulla, le location esplorabili sono sicuramente tante, ma praticamente sono molto simili tra loro. Inoltre abbiamo trovato la presenza di texture non proprio definite, nelle fasi di gioco più caotiche, vistosi cali di frame. Il feedback con le armi è buono, ma l'intelligenza artificiale è veramente terribile. Unica cosa sono i nemici ben posizionati sulla mappa, anche se risultano carne da macello. Il gioco mediamente dura una ventina di ore, poi tutto dipende se completerete le sfide o le missioni secondarie. Allora in quel caso potrebbe durare molto di più. Una nota positiva è sul comparto audio del doppiaggio in italiano, che è davvero ben curato. Già, anche tu non sei male. Avete litigato con la donna? Giornata di merda al lavoro? Se volete sfogarvi, questo è un gioco che fa per voi. Vestirete i panni di un Rambo invincibile, vi divertirete a seminare distruzione e panico nei soldati del generale di Ravello. Per non parlare delle mosse acrobatiche che potete fare degne di Xander in XXX. Non è un giocone, non è un capolavoro, ma questo è un gioco di...